Ciao ragazzi, 23 aprile, il crimine del giorno alla Botteguccia dei Sigilli parla di una ragazza ritrovata una notte su un'autostrada da un motociclista, una ragazza molto giovane, incinta di 3 mesi, stranamente perché il marito era a distanza in Corea in guerra e l'unico legame che questa ragazza, insomma, che si fosse riuscito ad appurare in relazione a questa ragazza era il suo dentista. Il problema è che questo dentista furbetto aveva una particolarità, o meglio, le voci che giravano su questo dentista furbetto erano molto, molto particolari. Pareva fosse un dentista che aveva un viziettino, quello di andare a somministrare degli anestetici e dei sonniferi alle proprie pazienti per poter abusare di loro, qualcosa insomma di poco conto. Andiamo a vedere la scheda per il giorno 23 aprile, il ritrovamento di questo cadavere su una strada di Minneapolis, comune in Kansas, negli Stati Uniti, 1955, durante la notte, un orario imprecisato, almeno da quelle che sono le testimonianze rilevabili in rete. Mary Moon, anni 21, sposata con un soldato di stanza in Corea durante la guerra in Corea, strangolata evidentemente a mani nude. L'unico collegamento, appunto, era quello con il suo dentista. Questo dentista era già stato, insomma, segnalato, apparentemente denunciato una volta per delle prove di possibile violenza, poi non confermate, ma la voce che girava, insomma, su Arnold Axelrod, il nostro personaggio, era quello dell'utilizzo massivo, appunto, di sonniferi. Verrà arrestato perché verrà, come dire, confermato il fatto che la sera prima del ritrovamento del cadavere di questa ragazza incinta, pareva si fosse recata esattamente dal suo dentista, da questo dentista furbetto Arnold Axelrod, e lui dirà sostanzialmente di aver incontrato effettivamente la ragazza, di non sapere in realtà nulla tranne il fatto che la ragazza era venuta a parlare di qualcosa relativo alla sua gravidanza. La circostanza evidentemente viene considerata una circostanza sia sospetta che aggravante in relazione a quelle che erano i racconti, insomma, di questo personaggio, tant'è vero che verrà portato poi in tribunale in seguito all'arresto medico-dentista e verrà condannato da 5 a 20 anni di reclusione, di cui ne sconterà 14 per una violenza carnale, probabilmente non a pieno titolo confermata, ma insomma evidente da quelle che erano tutte le voci e i riferimenti e anche le segnalazioni su questo personaggio, e ovviamente soprattutto l'assassinio di questa povera ragazza di 21 anni ritrovata gettata in strada come un rifiuto dopo questo comportamento che sicuramente non rappresenta, ecco, un classico legame con quello che è un comportamento deontologico di un medico. Ecco, non è che la cosa ci meravigli più di tanto nei tempi in cui stiamo vivendo, ma a parte le battute, la satira, che il Teo non riesce mai a non farsi scappare un po', il dentista furbetto che somministra anestetici e sonniferi per poter abusare delle proprie pazienti è sicuramente uno dei casi più interessanti di quelli che vi ho portato, perché è uno di quei tanti casi, insomma, di cui in qualche maniera non si ha memoria, a meno che non si vada a spulciare in alcune fonti particolari che ho io, dei libri, dei riferimenti, eccetera, per andarne a parlare in un crimine al giorno alla Botteguccia dei Sigilli. Crimine del 23 aprile, andiamo ovviamente poi, seguiamo domani con un'altra piccola pillola di crimine non particolarmente conosciuto e vi aggiornerò su tutte quelle che sono le novità della Botteguccia dei Sigilli in quanto rubrica, diciamo, a largo spettro, e quello che saranno anche le news relative al cinema. Ci vediamo domani, come al solito, con un crimine al giorno dopo il dentista furbetto. Ciao ciao dal Teo Crackerpot.